Ci avviciniamo alla fine del campionato di eccellenza e potremmo dire fuori i secondi, perché con le vittorie di oggi, di tutte e tre le prime in classifica, i punti restano invariati, ma questo significa che Gioiese e Promosport ancora possono lottare per il primo posto, avendo la Gioiese 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Promosport, ma lo Scalea ormai non potrà più sperare di arrivare al primo posto e dovrà cercare di giocarsela invece per disputare il playoff, da verificare in quale posizione. Attualmente è la terza e credo che dovrebbe rimanere questa, perché a 3 giornate dalla fine lo Scalea ha 6 punti di vantaggio sul Brancaleone, un Brancaleone sconfitto nella giornata di oggi proprio dallo scontro diretto della Promosport, che in pratica lo ha eliminato dalla potenziale, ecco, diciamo molto potenziale, possibilità di poter vedere il Brancaleone lottare anche per la zona altissima della classifica. E quindi da verificare appunto queste posizioni alla fine del campionato per stabilire chi è, molto probabilmente la Gioiese, non ce ne vogliono gli amici di Giglia Tauro se ci esprimiamo in questi termini, dovesse vincere il campionato, la seconda, la Promosport attualmente, che potrebbe addirittura non giocare la prima semifinale di playoff contro la quinta in classifica, che in questo momento sarebbe la Reggio Mediterranea, e la Reggio Mediterranea non sarebbe, per la precisione, ma ci sono i famosi 10 punti di distacco, quindi Promosport Reggio Mediterranea non si giocherebbe e si dovrebbe giocare attualmente soltanto Scalea Brancaleone, per poi verificare le due vincenti, una sicuramente Promosport e l'altra a giocarsi la finale per vedere chi andrà agli spareggi nazionali. In coda, detto già ormai, del retrocesso Città di Acri, anche oggi una giornata abbastanza pesante per la squadra acrese, 6-0 nella partita in trasferta a Gioiosa Ionica, e invece si fa importante la lotta per le zone basse, per le dispute dei play-out. Vincono Gioiosa e Paolana e allungano su Gallico Catona e Vocale, e potrebbe significare che anche in questo caso, che se le due squadre, addirittura anche da segnalare che Paolana e Gioiosa Ionica hanno da recuperare la propria partita che è stata rinviata nella giornata prevista, e quindi potrebbero allontanarsi e dare uno scossone alla classifica non disputando un play-out o forse addirittura anche due. Mancano 3 giornate, da verificare quello che succede. Bella la vittoria che hanno ottenuto alcune squadre, tipo il Cersale, che riesce con la vittoria di oggi a uscire in modo definitivo dalla zona playout, 2-1 alla Morrone, una Morrone che ha poco ormai da chiedere al campionato, le squadre che vanno dal sesto al decimo, undicesimo posto sono quasi tranquille. Un'ultima annotazione, perde in casa sonoramente il Soriano con lo Scalea ovviamente, e noi ne approfittiamo anche per salutare affettuosamente Umberto Scorrano per la perdita del caro cognato.